my boots and a lily. Ciao a tutti, io sono Gianni, bentornati qui sul mio canale per questa nuova recensione di un altro smartphone economico ma molto interessante. Si tratta dello Xiaomi Note 5A. Per quanto riguarda le specifiche abbiamo un processore Snapdragon 625 accompagnato da 2 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria interna. L'aspetto è molto diverso dagli altri device di Xiaomi che siamo abituati a vedere, molto più economico. Il display è da 5,5 pollici con delle cornici abbastanza grandi che donano al telefono un look un pochino datato. La costruzione, a parte il telaio, è realizzata completamente in plastica e questa cosa la si avverte parecchio tenendolo in mano. Insomma, a differenza degli altri smartphone prodotti dalla casa cinese, questo è davvero economico. Prima di proseguire però vorrei chiedervi come al solito di aiutarmi con un like che sempre in generale, ma in particolare per questo tipo di video, farebbe una grossa differenza. Vi ringrazio in anticipo. Sulla cover posteriore abbiamo la fotocamera da 13 megapixel e il flash. Sul pannello destro troviamo invece il bilanciere del volume e il tasto di accensione, anch'esso ovviamente in plastica, mentre spostandoci sulla parte superiore abbiamo il jack da 3,5 mm per le cuffie, il microfono e un air blaster, che funziona davvero bene su qualunque TV. Questa è una cosa che ho davvero apprezzato e che difficilmente si trova su smartphone così economici. Mentre per quanto riguarda l'audio in uscita dalla porta jack da 3,5 mm, vi devo dire che è nettamente migliore rispetto alla maggior parte degli altri smartphone economici che ho provato fino ad ora. Spostiamoci ora sul lato sinistro, dove troviamo l'alloggiamento che può ospitare 2 SIM card ed una schedina microSD contemporaneamente. Sfortunatamente però la schedina microSD non può essere formattata come memoria interna. Questo significa che la potremo comunque utilizzare per salvare foto, musica e altri file, ma non riusciremo ad installare app e questa non è che sia proprio una gran cosa, anche perché lo spazio disponibile al netto del sistema operativo è di circa 10 GB. Muoviamoci ora nel pannello inferiore, dove oltre alle due solite feritoie, una delle quali è lo speaker mentre l'altra è il microfono, abbiamo anche la porta micro USB per la ricarica. Lo speaker è abbastanza potente, anche se ovviamente la qualità del suono è solo adeguata per la fascia di prezzo. Lo smartphone supporta l'OTG, quindi se colleghiamo una chiavetta USB saremo in grado di leggere il contenuto, e integra inoltre una batteria da 3000 mAh e come tutti i telefoni di Xiaomi la durata è decisamente buona, parliamo di 2 giorni di utilizzo con una carica e circa 10 ore di schermo acceso. Ovviamente però non abbiamo il supporto alla carica rapida, così caricare il telefono da 0 a 100 impiega più o meno 4 ore. Infine spostiamoci sul pannello frontale, dove iniziando dall'alto troviamo la capsula auricolare e la fotocamera anteriore che è da 5 megapixel. Gli scatti catturati con questa fotocamera, che ha un'apertura f2.0, sono decisamente buoni, probabilmente i migliori che ho visto in questa fascia di prezzo. Ovviamente però con poca luce le cose peggiorano un pochino. Come vi ho detto in precedenza, il display è un pannello IPS da 5,5 pollici con una risoluzione di 720p. Come molti altri telefoni di Xiaomi, anche in questo caso gli angoli di visione e la riproduzione dei colori sono ottimi, così come la luminosità che consente di vedere il display nella maggior parte delle occasioni. Anche la sensitività è ottima e il touch supporta i 10 tocchi contemporaneamente. Gli score dei benchmark ovviamente non sono niente di che, ma comunque in linea con il processore che troviamo installato. Comunque sia, il telefono risponde abbastanza bene. Ovviamente la velocità, che inizialmente appena tolto il telefono dalla scatola è decisamente buona, diminuisce un pochino con l'utilizzo, mano a mano che installiamo app e altro, ma comunque si mantiene più che adeguata per la fascia di prezzo. La risoluzione massima per quanto riguarda YouTube è di 720p, che come ho già detto è anche la massima risoluzione supportata dal display, e tutti i video che ho guardato sono stati riprodotti fluidamente. L'esperienza di gioco ovviamente è buona solo con titoli leggeri, mentre peggiora con giochi di grafica intensiva dove ho riscontrato lag e cali di frame qui e là. La ROM è la globale stabile 9 con la lingua italiana e servizi di Google già installati. Nonostante non sia proprio un fan delle interfacce di Xiaomi, devo comunque dire che sono rimasto impressionato da come bene funzioni la MIUI 9 su questo dispositivo. Non starò ora a farvi una recensione delle personalizzazioni delle ROM di Xiaomi, personalmente preferisco l'esperienza Android stock, ma devo onestamente ammettere che se amate le personalizzazioni ed avete la pazienza di imparare tutte le funzioni disponibili non resterete certo delusi. La fotocamera posteriore con un'apertura f2.2 è solo discreta,
con molta luce si riescono a catturare dei buoni scatti, cosa che invece diventa veramente più difficile se la luminosità diminuisce. Sicuramente questa non è la migliore fotocamera che abbia visto sui telefoni di Xiaomi. Invece il GPS funziona molto bene, impiega solamente qualche secondo per connettersi e poi difficilmente perderà il segnale, consentendo così un'esperienza con Google Maps decisamente buona. Per quanto riguarda invece i sensori, ne abbiamo davvero molti, anche se manca purtroppo il giroscopio, e questo significa che non potrete usare questo smartphone per esperienze di realtà virtuale. Abbiamo inoltre supporto al 4G, ma non abbiamo né l'NFC né il Wi-Fi Dual Band, cosa questa piuttosto scontata in questa fascia di prezzo, comunque sia la velocità del Wi-Fi è appropriata. Per quanto riguarda la parte telefonica, sia la capsula auricolare che il microfono sono buoni, nessun problema a sentire e farsi sentire durante le telefonate. Concludendo, non si può certo dire che questo sia un cattivo telefono, anzi, probabilmente è uno dei migliori, se non il migliore, nella sua fascia di prezzo. Ha tutte le caratteristiche principali che ci si aspetta da un telefono entry level, con in più una buona fotocamera frontale e un'ottima autonomia. D'altro lato però non è certamente adatto a tutti gli utenti, ma probabilmente solo a chi ha le prime armi, oppure a chi non ha troppe pretese, oppure perché no anche come telefono di scorta. Come al solito, se avete delle domande o altro potete scriverle qui sotto nei commenti, dove trovate anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e per iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni!